Cattiva e strafatta. A schifo. 30 la bocca, 50 l'amore. Arvaro. Ma non la malasanta. Ciao Biscam, sono la Manola Malasanta. A schifosi. Biscam è fino a... Oggi Biscam è nuovo episodio, c'ho 3 di merda. Scusate, fatemi un attimo vedere qua se mi sono sbavato tutto. Ciao favolosandia. Nuovo episodio 3 di merda, Biscam. E oggi è il 62esimo questo, 3 di merda. Oggi andremo a interlo quacquare con Simone il gelataio. Come ben sapete, su sto video lo vedrete solo voi abbonati. E direi subito di andare a sentire un attimo che ci dice Simone. Fatemi un attimo vedere qua se favore. Ciao favolosandia. Ovviamente, naturalmente, tranquillamente me contatta Simone e mi dice: ciao, sono Simone. E io: ciao, sono Simone, chi sei? E lui: sei Simone, sei maschio per caso? Io: no, tutti chiami sono Simone, io mi chiamo Pierolda. E lui: ok, piacere. E io: piacere mio, sono Simone, di dove sei? E lui: tu di dove sei? E io: non si risponde ad una domanda con una domanda, sono Simone. E lui: lo so, io mi chiamo così. E io: e allora non fallo. E lui: ok. E io: sei di Milano? E lui: sono di Varese, tu sei di Milano? Io: sì, io abito a Milano. E lui: capito. E io abito da sola, tu? E lui: quando finisce il virus torna a Milano a farmi un giro. Io: ma dai, mi fa molto piacere. E lui: anche io abito da solo. Io: che bello. Ma cosa fai nella vita, sono Simone? E lui: nella vita lavoro in una gelateria. Al momento sono fermo per il virus. Io: mi piace il gelato, sei l'uovo dei sogni di ogni femmina. E lui: già ti ringrazio. E poi mi manda uno smile arrossato. E io: è la verità, Simone. E lui: lo so, di nuovo smile arrossato. E io: allora cosa mi racconti? E lui: ho riposato un po', diciamo che dove abito io a Varese è deserta, sono in quarantena, almeno mi sono riposato un po'. Tu cosa mi racconti? Gli rispondo: io oggi sono andata a comprare il latte dal lattaio all'angolo, ma non avevo la mascherina e mi ha picchiata. E lui: oddio, mi dispiace. Non è dispiacevole, a me è piaciuto. E lui: bene, sempre col solito smile. E io: posso farti una domanda molto personale ed intima? E lui: tu lavori o studi? E io: mi stai facendo innervosire, Simone. È maleducazione rispondere ad una domanda con un'altra domanda. E lui: ok, scusa, te lo chiedo più. Hai ragione, te lo chiedo più. Vabbè. E io: ti piace sculacciare le puttanelle? E lui: sì, io finalmente mi dici qualcosa di interessante. Quanti anni hai? E lui: 29, ad ottobre 30 anni faccio. Tu metti però le virgole, cavolo, che poi mi impiccio, devo registrare la battuta 350 volte. E io gli faccio: un po' più di te, ma sono una bella mangusta calda 16enne. E lui: ho capito. Io: poi mi piace farmi posti strani. E lui: hai 16 anni, ho capito bene. Io: magari, sono giovane in mezzo. E lui: lo so. E io: stai per caso dicendo che sono grassa, Simone? È questo che stai cercando di dirmi? E lui: no, ma va, non intendo quello. Io quelle cose non le dico, tranquilla. Se la spacco il culo, bello, poi magari gli piace pure. E io: ah, ok, mi stavo arrabbiando. E poi gli faccio: non amo la pasta all'arrabbiata, tu mangi piccante? E lui: non mi piace il piccante. Io gli rispondo: meno male, ma prima di sbattermi come un tappetino di poltrone al sofà, me la offro una cena da pastarito? Scusate, cioè, prima di sbattermi mi fai mangiare meno un piatto di pasta da pastarito? Ma poi tra l'altro a Milano si sta ancora? Perché io ci andavo quando avevo veramente 17 da pastarito. Però non so se ci sta ancora pizzarito o pastarito. Comunque lui mi rispondeva bene. E io: che bello, sono troppo felicissima, Simone. E dopo andiamo a casa mia? E lui mi fa: così dal nulla, vabbè, da me a Varese dove abito io ho visto gente che usciva senza motivo, sai? E io gli rispondo: ma io sto dicendo dopo la 40esima. E lui: sì, ok. E io gli rispondo: cosa vuoi farmi del maschiolone? E poi mi correggo: bel maschiolone. E lui: la pasta è buona al pesto. Cioè, non capisco. E io gli rispondo: a parte che il pesto mi fa schifo, ma poi che c'entra con la nostra conversazione? Mi sembra che questa chat sia molto chiara, no? Cioè, no, vabbè. E lui mi risponde: a me piace più al sugo la pasta, sto facendo la dieta, questa chat è bella, almeno passi il tempo, vado a mangiare, buona cena dopo. Vabbè. E io: ma no, Simone, mangia a me. E lui mi risponde dopo un po', dopo qualche 10 minuti forse: va bene, buona cena, che stai a di mangiami MacDai. E ride. E io: dai, mandiami tutte, Simone, gnam gnam gnam.
Poi mi risponde dopo più di un'ora, forse, sì, e mi fa: buonasera. E io: sono troppo felicissima che sia tornato, Simone mio. Che hai mangiato? E lui: ho mangiato il pesce con le carote al forno. E io: ma sbattimi al forno con il tuo pesce, santo cristiano. E lui: va benissimo come vuoi. E io: interessevole, sono tutta calda. E lui: wow. E io: dimmi cosa mi farai e ti dirò chi sei. E lui: ti faccio la pizza. Vabbè, e io: il mio piatto preferito è odoroso, è fatto dentro, Simone, sono già tua. E lui: eh sì. E poi gli faccio io: cosa mi vuoi fare? Dai, dimmelo che toccami. E lui: la pizza. Io: a letto intendo. E lui: baciarti ed abbracciarti. Gli rispondo io dopo un'ora, forse. E io: ma davvero, ma sei dolciosissimo. Di solito qui voi maschi andate subito all'uovo sodo. A me piacciono i baci e gli abbracci. E lui: anche a me piacciono i baci e gli abbracci. E mi manda sempre ste faccine, insomma, cioè no, vabbè. E io: dimmi che sei single, ti prego. E lui: sì, sono single, tutte faccine. E io: ci finanziamo? E lui: va bene. E io: perché sento che mi stai prendendo in giro, non intorno? E lui: non prendo in giro nessuno. E io: e accetti di fidanzarmi così su due mani? E lui: sono una persona seria, non prendo in giro nessuno, quindi smettila di pensare certe cose. E io: a me non interessa come sei fatto fisicamente, anche perché Biscay non c'aveva le foto, quindi non so neanche come è fatto. C'aveva lo scudetto del Milan, in sostanza. Comunque ripeto, che gli faccio: a me non interessa come sei fatto fisicamente, a me interessa solo essere amata e mai essere tradita. E lui: certo, sono d'accordo con te. Io: sono troppo felicissima che ora posso mettere su Facebook lo stato fidanzata con un milanista. E lui: non ho Facebook. E io: nemmeno io. Tipo, la vita viene a me. E lui: non ce l'hai? Io: no, perché io ci tengo alla mia privacità. E lui: ho capito. Poi gli faccio: non vedo l'ora che finisca la quarantenne per vederci, solo che io lavoro tantissimo. E lui: tu non hai nessun social network? Io: che cosa c'entra adesso? Perché vuoi il mio indirizzo di casa? Sei un serial killer? E lui: no, non voglio niente, chi te l'ha chiesto? Poi gli continua: scusa, ok, ti perdono, scusa, ma io sono paranoide. E lui, dal nulla, così: Facebook non ce l'ho. Primo, non mi piace per come lo hanno creato. Secondo, mi sono cancellato, quindi su Facebook non ci entro più. Vabbè. E io rispondo: capisco, hai le mani grandi, Simone. E lui: tu su Facebook non mettere nulla, mi raccomando. E io gli rispondo: io non ho Facebook. E lui: ok, meglio così. Le solite faccine. Poi gli faccio: dove vuoi accarezzarmi? E lui: voglio accarezzarti le braccia. Io: ho già la pelle d'anatra. E poi? E lui: in faccia e in testa. Io: il cazzo non me lo accarezzi? E lui: sì. E io: e poi me lo ammaloppi nella tua bocca? E lui: certo. E io: ma sei un gay invertito? Oddio, che paura. E lui: no. E io: mi vuoi succhiare il cazzo? Sei gay? Che schifo. Ora vado subito a scrivere su Facebook così ti sputano. E lui: non ci provare neanche, sai. E io: se no che fai? Ti metti a pecorina per farti inculare come lo sporco gay che sei? Cioè, non va bene, pisca, che schifo. E lui comunque mi risponde: ora ti blocco, non voglio più sentirti, basta, lasciami stare, ok, ciao. Bloccami così mi lasci stare. Tu le cose su Facebook non le scrivi, capito? Sei tu che non devi dire certe cose, capito? Cosa aspetti a bloccarmi? Io: sto facendo gli skin per pubblicarli su Facebook, Instagram, Badu e YouPorn. E lui: no. E io: sì. E in teoria la chat finisce qua. Che vuol dire? Che io ho detto: vabbè, basta per una chattata di merda, non c'è bisogno che continuo con sto coglione, tanto mo mi bloccherà. Invece non mi ha bloccato. E oggi sono passati circa 3 o 4 giorni da quando ho fatto sta chattata, mi sono ritrovata altri messaggi di Simone il Gelataio e ho continuato. Quindi il prossimo episodio di Chattare del Merda, il 63esimo, sarà la seconda parte, anche se lo devo ancora finire, però poi vi spiegherò durante... scusate, che scherzo, sono mangiato la parmigiana di melanzane inzuppata sulla pizza e... c'ho un po' d'aria, ma non mi devo scusare per tutti. Comunque questa mattina vi spiegherò poi durante il secondo episodio di Simone che cazzo ho combinato, perché fa veramente fighissimo, fa troppo ride ed è una cosa un vomito fantastica. Allora, piscagli abbonati, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ringrazio per avermi dato i soldi per vedere questo video, mensilmente, 2,99€, che cazzo sono 3 caffè al mese, non gli offri da mano 3 caffè al mese? Comunque, like, non like, mettetelo, cioè tanto sarete in pochi abbonati, io penso che massimo 400-500 persone si abboneranno, comunque fatemi sapere nei commenti che ne pensate e vi sfido ad indovinare come sarà fatta la seconda parte. Vi do solo un piccolo indizio, ma non la bot. E poi fate voi, pisca, perché veramente
è epica. Non è ancora finita la seconda parte di Simone, ma è epica. Noi Piscali ci vediamo al prossimo video. Io vi voglio una cifra bene e ve lo giuro sulla cappella di Prince e anche sulla fregna di Britney. Ciao Piscali, a schifosi.